Favorevole o contrario alle centrali nucleari? Contrario. Che? Contrario. Come mai? Come mai? Come? Inquiniamo l'aria, facciamo, come amore, muote. Contrario. Il suo parere? Il mio parere è lo stesso. È contrario. Niente, volevamo sapere se eravate favorevoli o contrari alle centrali nucleari. Cioè, io penso di no a queste centrali nucleari, perché hanno portato tanto danno qui a Ragusa, nelle zone di Vittoria. Hanno paura le persone. Io la penso che hanno fatto male. Tu come la pensi? Io la stessa. Lo stesso parere. Ma non c'è il pericolo che poi rimaniamo senza energia? Cioè, io non lo so questo, però solo che ho paura. Siete favorevoli o contrari alle centrali nucleari? Ma io non ne capisco, figlio mio. Contrario. Certo, contrario. Come mai? E come mai queste cose che si sentono dire direttamente nella televisione, che c'è tutta questa radioattività, che fa venire tumore, insomma la vita ci ha accocciato, non allungata. Perciò naturalmente siamo al contrario. No, io sempre guardo il telegiornale, perché è una cosa importante per tutti. Anzi, si dovrebbe fare... A volte ci fanno mettere pure qualche film, noi l'abbiamo messo a Catania. Qua invece non. Come avete messo? Una firma contro questo nucleare. Sì, vicino alla Villa Bellina, è stato l'anno scorso. C'era un sacco di film. Qua invece tutto calmo. Ma penso quando sarà per tutti. Sei favorevole o contrario alle centrali nucleari? Contraria. Come mai? Perché possono arrecare tanto danno. Quindi sono più secondo te i rischi che l'utilità di... Senz'altro. Scusi, lei è favorevole o contrario alle centrali nucleari? Bah, sfavorevole. Sfavorevole? Sì. Perché? Ho paura, molta paura di questo genere. Penso che... Non lo so, si possono trovare fonti alternative che non siano il nucleare, anche se purtroppo siamo indirizzati verso il nucleare, non so il motivo. Comunque io sono sfavorevole. Il suo parere? Io penso che quando la scienza sarà in grado di imbrigliare questa belva, che ben venga il nucleare, ma fino a quando... La scienza non è in grado di assicurare questa tranquillità, può avvenire, va bene, la confusione e il mondo può essere travolto. Facilmente scappa e allora abbiamo avuto già delle esperienze, purtroppo. Questa è la situazione. Anche se è necessario, penso, perché ormai l'energia è quella che è, non è sufficiente le fonti che abbiamo. Cerchiamone altre, ma che siano fonti pulite, non pericolo di morte soltanto abbiamo, non so, anche con i missili che abbiamo qua a Comiso, non viviamo tranquilli affatto, almeno quelli che sentiamo il problema, anche se momentaneamente così, sa, preso la sprovvista. Abbiamo bisogno di energia pulita e allora va bene. Ecco. Poco fa osservavamo proprio questo, là sul ponte il sole, giù la natura come è rigogliosa con il sole, ma forse il sole non è solo sufficiente. Speriamo che si trovi una fonte che non dia morte comunque, ma vita, semplicemente questo. Scusate, siete favorevoli o contrari alle centrali nucleari? Alle centrali nucleari? Alle centrali nucleari, a favore o contro siete? Ma dipende. A favore. Tu sei a favore, come sì. Mai? Che da un punto di vista siamo più, come dire, più sicuri. Cioè, rispetto alle altre nazioni che ce le hanno pure. Cioè, bisogna fare, secondo me, per l'evoluzione. Tanto, la Francia già l'ha fatto, quindi perché non la può fare pure niente? Perché non è. Bisogna, la penso così, non so. Mio padre. Scusi, è favorevole o contrario alle centrali nucleari? Contraria. Come mai? Come mai? Il motivo è semplice. È naturale, no? Che siamo contrari. Io contrario. Perché? Perché? Perché non ho visto quello che è successo a Chernobyl. Lei pure? Sì, è la stessa cosa praticamente. Pure contrario.
meglio sfruttare l'energia solare, almeno naturale. Siete tutti per la salute. Uno si deve, cioè c'è da avere paura, c'è da avere, per quello che può succedere dopo, non domani, capite? Favorevole o contrario alle centrali nucleari? Ma che fanno sparire tutto, magari a chi di che sperimentano, non a fare sparire. Non solamente a levarle, ma a fare sparire a chi di che sperimenta. Anticipate a sabato mattina le conclusioni del convegno regionale sui 50 anni di agricoltura in Sicilia, conclusioni tirate dal deputato europeo Pancrazio De Pasquale, che ascolteremo adesso. La doppia strada della riforma di struttura e della riforma politica. In realtà le leggi stralcio, le leggi di riforma, la cassa del mezzogiorno, l'isterilimento e la riduzione delle autonomie speciali, in primo luogo l'autonomia siciliana, furono tutte risposte limitative, ostative, repressive delle potenzialità che erano state espresse dalle lotte contadine.